Quando mi fanno questa domanda del titolo, la mia prima first reaction, shock, detta questa stupidaggine, possiamo indossare gli orologi vintage tutti i giorni? Vediamo. Allora, i nostri genitori, i nostri nonni, indossavano l'orologio tutti i giorni? Sì. Si lavavano le mani tutti i giorni? Sì, quindi noi oggi possiamo utilizzare gli orologi che utilizzavano i nostri genitori anni 50, 60, 70, tutti i giorni? Allora, vediamo un po' a cercare di capire perché si possono o non si possono indossare gli orologi vintage tutti i giorni. La prima cosa da comprendere non è tanto avere una risposta su sì o no, ma è comprendere che ogni orologio ha delle caratteristiche tecniche che lo rendono più o meno utilizzabile nell'uso quotidiano di tutti i giorni, ma sia i moderni come i vintage. Non c'è una differenza se vintage non lo puoi usare, se moderno non lo puoi usare. Se voi fate un'attività dove ci sono tanti liquidi che possono colpirvi il polso, oppure fate un'attività dove ci sono molte oscillazioni, ovviamente che sia un vintage o che sia un moderno non lo potete utilizzare, ma dovete utilizzare un orologio che sia più resistente. Se un orologio moderno è 30 atmosfere, cioè 3 atmosfere, 30 metri, ed è un vintage 3 atmosfere, e le 3 atmosfere sono le stesse, che sia moderno o che sia vintage, quindi dovete utilizzare le stesse precauzioni. Se voi camminate per casa, passate all'interno di una stanza e passate sulla porta e c'è quell'animale malefico, quell'essere infimo che si chiama stipite, e voi pum! Lo colpite regolarmente con l'orologio perché siete distratti, imparate a fare così. Quando passate su per le porte. Perché? Perché l'antishock sia nel moderno che nel vintage pressoché è il medesimo. Ci sono degli antishock più moderni, ma la maggior parte degli orologi utilizzano l'Incablock, il KIF, come lo utilizzavano già negli anni 50 e 60, ma anche negli anni 40. Quindi il sistema di antiurto sia sul vintage che sul moderno sono pressoché identici. Ci sta qualche sistema antibloccaggio moderno come il NovaShock, l'ETAShock, eccetera, ma il funzionamento di questi sistemi antiurto è praticamente il medesimo. Qual è la differenza sostanziale tra il moderno e il vintage nel caso di un urto? Che se si rompe l'asse del bilanciere di un orologio moderno, i ricambi sono facilmente reperibili in tutte le forniture. Se si rompe l'asse di bilanciere di un calibro raro, potrebbe essere più difficile, ma per la maggior parte dei calibri comuni degli orologi d'epoca, di quelli più semplici, si trovano senza problemi. Si trovano anche quelli là più complessi, non è che non si trovino. Ovviamente il prezzo è correlato al valore del movimento. Se solo questo è il problema. Per quanto riguarda i liquidi, se voi indossate un orologio 3 atmosfere, dovete stare attenti a lavarvi le mani e fare in modo che non ci cada l'acqua corrente sopra, ma che sia moderno o che sia vintage, è la stessa medesima cosa. Se voi utilizzate un orologio 10 atmosfere, 100 metri, che sia moderno o che sia vintage, devi avere le guarnizioni in ottime condizioni. Per questo, quando si utilizza un orologio, ad esempio, per andare in acqua, che sia moderno o che sia vintage, bisogna fare un controllo delle guarnizioni e vedere che sia tutto regolare. Ovviamente, se voi comprate un orologio nuovo, le guarnizioni sono nuove. Se voi comprate un orologio usato, le guarnizioni potrebbero non essere state sostituite dalla precedente revisione, o se è stato controllato, o se è stato aperto e è stato richiuso male. Cioè, bisogna sempre avere un'accortezza maggiore nell'utilizzo di orologi vintage in situazioni di stress. Con i moderni c'è meno stress, questo sì, senza dubbio. Se voi dovete andare al mare è preferibile un orologio moderno, non che un vintage 20 atmosfere non possa entrare in acqua, perché si ha tutte le guarnizioni. È stato fatto un test di impermeabilità e l'ha superato. Come l'ha superato? È perché
ha superato quel test come lo supera anche un moderno. Quindi non è l'orologio in sé il problema, ma le caratteristiche dell'orologio e la manutenzione nel tempo. In tanti video ho spiegato che l'orologio va mantenuto nel tempo con costanza e regolarità. E se siete una persona che lavora in ufficio, ad esempio, potete tranquillamente utilizzare anche orologi anni 30, 40, senza nessun problema. Ovviamente, se voi siete un carpentiere o siete un architetto, un ingegnere che va per cantieri dove c'è polvere, sporco, vento, è forse meglio evitare l'utilizzo di orologi di un determinato tipo, ma addirittura anche orologi preziosi, rispetto a un orologio più economico e moderno. Quindi dipende molto dall'utilizzo che voi fate degli orologi. Non è l'oggetto in sé a essere fragile, perché le caratteristiche degli orologi ci sono sempre state. Non è che l'operaio edile degli anni 60 non avesse un orologio al polso, ce l'aveva. Se prendeva un colpo poteva rompersi, come può rompersi oggi. Non c'è tanta differenza, non è che i pezzi si sono usurati e consumati. Naturalmente, se l'orologio è stato fatto periodicamente, le revisioni, i controlli vari. Quindi mi ripeto ulteriormente, non è l'orologio vintage che è delicato, ma è l'orologio con determinate caratteristiche che può essere più o meno delicato. Quindi potete usarli tranquillamente tutti i giorni. Se voi fate un lavoro d'ufficio, senza alcun problema. Se dovete lavarvi le mani, lavatevele, anzi mettetevi anche la mascherina ed evitate contatti con gli sconosciuti, non solo le caramelle. Va bene, ho cercato con questo video di farvi capire che non è l'orologio vintage il problema nell'utilizzo quotidiano, ma sono le caratteristiche dell'orologio. Ora, se il vostro orologio vintage ha determinate caratteristiche, come ad esempio un cronografo d'epoca, a differenza di quelli più moderni, difficilmente ha le guarnizioni sui tasti, quindi ci sono più punti d'accesso. Gli orologi d'epoca che hanno il vetro in plastica si incastra nella cassa e non c'è una guarnizione che fa combaciare il vetro con la cassa, a differenza di quelli moderni minerali e zaffiri che attorno al vetro hanno un anello di teflon che fa in modo che sia sì incastrato alla perfezione, ma fa anche da protezione per i liquidi. Quindi bisogna controllare le caratteristiche dell'orologio che si indossa per capire se si possono fare o meno delle cose. Comunque, a prescindere dalle caratteristiche, anche con un vintage fondello a scatto, vetro in plastica, le mani ve le potete lavare. Ovviamente non lo passate sotto il getto dell'acqua, anche se voi vi lavate solo le mani e schizza qualche goccia d'acqua, almeno io non ho la pressione delle cascate delle marmore nel rubinetto domestico, però comprendo che a volte ci siano dei rubinetti che danno una pressione molto forte, che l'acqua la mettete le mani sotto e vi schizza ovunque, ok? Mettiamo proprio questa evenienza. Se avete un orologio vintage, basta che siete attenti nel lavarvi le mani. La doccia, molti vi dicono, posso fare la doccia, ma io ve la sconsiglio anche con i moderni. Cioè, se non è un 200 metri subacqueo con fondello a vite, corona a vite, vetro zaffiro, ma evitate, cioè evitate. Non che non si possa fare anche con il vintage, ma evitate, anche perché se si infiltra l'acqua in un quadrante di un orologio d'epoca, è bello che è rovinato. Paradossalmente in un moderno potrebbe anche non vedersi più di tanto il danno. Perché? Perché le vernici utilizzate oggi per fare i quadranti sono migliori rispetto a quelle d'epoca, non in tutti i casi, però in linea di massima possono resistere. Ma vi sconsiglio l'utilizzo nella doccia di qualsiasi genere di orologio, a meno che non sia un orologio subacqueo. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video e in descrizione trovate il mio link al canale al feed Instagram, al canale Telegram e tanti altri link. Ci vediamo al prossimo video, che sarà molto molto interessante, ve lo assicuro.